Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Gamer Loop. Finalmente, dopo 4 anni dall'apertura del mio canale, ho deciso di proseguire con la saga di Broken Sword. Finalmente tocca al secondo capitolo, conosciuto in tutto il mondo come Broken Sword 2 The Smoking Mirror e in Italia come Broken Sword 2 La Profezia dei Maia. La mia versione, quella che andrò a giocare, è una versione rimasterizzata che potete trovare all'interno di questa fantastica collection. A me è stata regalata 4 anni fa per i miei 30 anni e io infatti adesso la utilizzerò per portarvi il gameplay. Vi faccio vedere un attimo che cosa c'è all'interno di questa bellissima collection per il 25esimo anniversario della Revolution Software. Ovviamente oltre a trovare tutti i giochi dal 92 al 2015, ovvero Lure of the Temptress, Beneath a Steel Sky, tutta la saga di Broken Sword e A Sangue Freddo, trovate una chiavetta USB a tema Broken Sword, dei fumetti sia di Broken Sword che di Beneath a Steel Sky, dei fantastici poster, tutti i giochi, la colonna sonora. Ragazzi, una collection per gli amanti delle avventure grafiche veramente indispensabile, soprattutto per chi ama ovviamente tantissimo Broken Sword. Nel frattempo che io sistemo tutta la scatola, godetevi l'intro di Broken Sword 2 e andiamo! Questo deve essere questo, la dimora del professor Ruby. Ha un aspetto davvero inquietante. Rimasi lontano da Parigi senza vedere Nico per quasi 6 mesi. Volevo celebrare il nostro ricongiungimento, ma lei aveva altri piani. Un appuntamento con un archeologo. Qualcosa a che fare con una pietra maya nella quale si era imbattuta mentre stava lavorando a un articolo. Il tipo che ci aprì la porta non mi era sembrato esattamente un archeologo. Cominciai ad avere un brutto presentimento. Ebbene ragazzi, dopo la spettacolare introduzione che abbiamo appena visto, l'avventura del nostro George inizia all'interno di questa stanza in fiamme e con di fronte a lui una tarantola che vuole avvelenarlo a quanto pare, o comunque aggredirlo. Quindi, come sempre, le avventure del nostro George partono in modo movimentato e noi, senza perdere altro tempo, iniziamo a tirarlo fuori dai guai. Iniziamo come sempre ad analizzare un po' l'ambiente. Le funzioni sono le stesse del primo Broken Sword. Con il tasto destro possiamo esaminare. C'erano soltanto 3 cose che non mi piacevano dei ragni: il loro aspetto, il loro modo di muoversi e il fatto che vivessero sul mio stesso pianeta. Il ragno era grosso, brutto e peloso.
e certamente non era nativo dell'Europa. Benissimo. Se proviamo a scacciarlo, come vedete, non otteniamo nessun risultato. Quindi dobbiamo un po' iniziare a vedere che cosa ci offre l'ambiente. Ovviamente non possiamo sicuramente muoverci da questa posizione. Non potevo raggiungerlo fin tanto che ero legato alla sedia. E infatti, quindi dobbiamo un po' vedere che cosa abbiamo. Iniziamo ad analizzare questa libreria. Osservai i libri nella speranza di trovare una copia di Come affrontare un ragno velenoso stando legati a una sedia. La fortuna decise di non assistermi. Notai però che un lato della libreria poggiava su di un ceppo di legno. Ecco qua, ragazzi, e già abbiamo avuto il primo indizio, abbiamo ottenuto il primo indizio. Eccolo qui, lampeggiante, il supporto di legno. Il ceppo di legno era stato utilizzato per sostituire la zeppa originale della libreria. E sicuramente sarà quello che ci tirerà fuori dai guai. Forse avevo un tantino esagerato, ma era una questione di sopravvivenza. E poi ero ancora maledettamente legato a una sedia, in una casa che andava a fuoco e senza la minima idea di come fuggire. Ok ragazzi, in modo decisamente estremo il ragno è stato schiacciato e George finalmente ha risolto uno dei suoi tanti problemi. Non avevo intenzione di toccare i resti di quel ragno. Ok. Adesso dobbiamo trovare un modo per slegarci e mi sembra abbastanza ovvio che utilizzando questo perno il nostro grandissimo eroe si è liberato. E con un grande balzo il nostro eroe si liberò, ma adesso dovevo vedermela con l'incendio. Ok, iniziamo a vedere come possiamo venire fuori da questa situazione. Intanto qui, come potete vedere, compare l'icona di una mano. E quando c'è questa icona significa che è possibile raccogliere qualcosa. Quindi iniziamo raccogliendo la corda. La corda era ridotta a brandelli e quindi completamente inutile. Ok. La corda era ridotta a brandelli e quindi completamente inutile. In questo caso non ce lo raccoglie perché evidentemente non ci serve per proseguire nel gioco. Andiamo ora verso questo mobile ed iniziamo a vedere. Era un cassetto chiuso. Che cosa ci propone? Nel cassetto c'era un piccolo vaso decorato a mano. Adesso, se andiamo nella parte alta o bassa, non ricordo. Ah no, eccolo qua, è stato aggiunto questo mini inventario, questa borsa, diciamo, non c'era, se non ricordo male, nella versione originale. Possiamo analizzare gli oggetti che abbiamo raccolto. Il vaso conteneva una chiave. Aveva l'aspetto di una chiave di casa. Perfetto, ed abbiamo trovato una chiave all'interno del vaso. Trovai una bottiglia di tequila. Normalmente non bevevo superalcolici, ma oggi non era propriamente una giornata normale. Disgustoso. Già la tequila bruciava come l'inferno. Per di più rischiai di strozzarmi col verme. Il nostro Giorgio a volte, ragazzi, fa delle cose veramente incomprensibili. E qui a terra abbiamo il verme della tequila. Visto che la mano ce lo propone, proviamo sul a raccoglierlo. C'era qualcosa di piccolo, viscido e bitorzoluto. Era il verme della tequila. Andiamo ad analizzare, vediamo che cosa ci dice riguardo del verme. Era il simpatico verme della tequila. Devo assolutamente ricordarmi di tirarlo fuori dai pantaloni prima di portarli in lavanderia. Ok ragazzi, abbiamo raccolto il verme della tequila. Adesso. Lo scrittoio conteneva la tequila del professor Ubier. Abbiamo richiuso, ma non serviva. Non c'era nient'altro nel cassetto. Nel cassetto non c'è nient'altro. Ubier e sua moglie, supponevo. Bella coppia. Ok, questo è il professor Ubier. E per quanto riguarda questa zona abbiamo, diciamo, analizzato tutto. Adesso andiamo a vedere che cos'altro troviamo a terra. Iniziamo da questa borsa. Vedete, in alto ci dice anche che cosa stiamo toccando, esaminando, insomma. Era un'elegante borsetta di tela contenente un rossetto, un biglietto scritto a mano e un paio di slip di nylon con un grande cuore disegnato sulla parte anteriore. Mi resi improvvisamente conto di come i gusti di Nico dovevano essere cambiati mentre ero via.
Ma forse potevano tornarmi utili. Ok ragazzi, abbiamo raccolto il contenuto della borsa, all'interno della quale c'era un rossetto, una lettera e delle mutandine sexy. Analizziamo tutto questo. Era il rossetto di Nico. Non era del mio colore preferito e per qualche motivo mi richiamava alla memoria i clown. Piccolo riferimento al primo capitolo di Broken Sword. Chi ha seguito la serie con me se lo ricorderà. Ero consapevole del fatto che quell'appunto non mi riguardasse, ma speravo di poterne trarre qualche indizio per capire dove potesse essere Nico. Era di André Lobineau, lo studente di storia che Nico aveva conosciuto al college. La lettera era piena di smancerie e lasciava intendere che la lingerie esotica, come la chiamava lui, fosse un suo dono. C'era inoltre il suo numero di telefono. Lobineau si riteneva uno dei pretendenti al cuore di Nico, ma non potevo credere che quello smidollato avesse qualche speranza. Ok, Lobineau, ragazzi, pure l'abbiamo conosciuto nel primo capitolo. Era un paio di mutandine rosse, decorate con un grosso cuore di raso nero. Ed abbiamo analizzato tutto. Adesso raccogliamo il dardo con il quale hanno addormentato Nico. Quel dardo era più acuminato del pungiglione di una vespa. Nonostante questo, lo raccolsi ugualmente. E mi sembra che non ci sia altro. Sì, ci sono le finestre. Non c'era modo di passare attraverso quelle solide sbarre. Le sbarre montate sulla finestra avevano il chiaro scopo di tenere lontani gli estranei, ma al tempo stesso impedivano a me di uscire. Ok. Non c'è altro da analizzare, quindi vediamo un po'. Non avevo voglia di toccare la scatola dopo il soggiorno del ragno. Non vuole toccare la scatola. Si trattava della scatola dalla quale era strisciato fuori quell'orribile ragno. Ok, vediamo un po'. Che cosa abbiamo qui sopra? Non c'era pressione nel sifone, forse era senza gas. Ok, qui abbiamo un sifone. Era il sifone per la soda, perfetto per i cocktail o per spruzzare i clown. Ancora una volta riferimento al primo capitolo. Analizziamo un po' il fuoco. Il fuoco aveva incendiato parte del raffinato parquet. Mi scervellai nel tentativo di improvvisare un estintore. Se solo avessi potuto prendermi una pausa caffè. Ok ragazzi, benissimo. L'incendio bloccava la mia unica via di fuga. L'incendio bloccava... Va benissimo, ed abbiamo visto altre cose che ci servivano. L'armadietto era chiuso. L'armadietto era chiuso, ma noi che cosa abbiamo nel nostro inventario? Abbiamo la chiave. La chiave era decisamente troppo grande per poter entrare in questa minuscola serratura. Esatto, ragazzi, e non è la chiave che ci serve. Quindi, come dobbiamo fare per scassinarlo? Proviamo magari con il dardo. E infatti il mobile si è aperto. Quando rilasciai la serratura, qualcosa fece aprire le ante di scatto. Qui abbiamo la possibilità di analizzare due cose. L'armadietto. All'interno dell'armadietto c'era un piccolo oggetto di metallo, arrotondato da una parte e con una valvola dall'altra. Quel cilindro era rovente, non potevo raccoglierlo con le mani nude. Esatto, e quindi che cosa abbiamo per raccogliere il cilindro rovente? Proviamo ad utilizzare le mutandine della nostra Nico. Gli slip che avevo trovato nella borsa di Nico erano proprio quello di cui avevo bisogno per poter avvolgere il cilindro rovente. Esatto, e siamo riusciti a raccoglierlo, ragazzi. Analizziamolo. Era un piccolo cilindro metallico con una valvola a un'estremità. A che cosa ci può servire questo cilindro? Vediamo un po' se può essere abbinato al sifone per i cocktail. Quando aprì la valvola, il cilindro emise un debole sibilo. Eccolo qua, che adesso funziona. Ora avevo un estintore di prima scelta pronto all'uso. Ed ora che abbiamo un estintore improvvisato, l'unica cosa che dobbiamo fare è spegnere l'incendio.
progetto ben mirato, il nostro imperturbabile eroe riuscì anche questa volta a tirarsi fuori dai guai. Ora era giunto il momento di iniziare a cercare la dolce pulzella. Ok. L'armadietto era già aperto. Non abbiamo altro da analizzare, quindi proviamo ad uscire. Non avevo intenzione di ustionarmi toccando quel pomello rovente. Esatto. E non era nemmeno il momento per le sottigliezze. Ed il nostro grande George sfonda la porta. Ora, andiamo. E cerchiamo di andarcene da questa casa. Come potete vedere, c'è qualcosa da analizzare. Trovai un ritaglio di giornale piegato in due. Si riferiva a un'imminente eclissi solare. Sfortunatamente non sarebbe stata visibile dall'Europa. Il posto migliore per osservare l'eclissi sembrava essere il Messico. Iniziano i primi indizi per quanto riguarda la storia principale e il mistero che ci attende. Anche se non ero entusiasta, l'Obino poteva essere la mia unica speranza di trovare Nino. Pronto, André? Chi parla? Sono George Stobart, il ragazzo di Nico. Ex ragazzo, vorrei dire. Senti, non ti ho chiamato per discutere di questo. Ho bisogno di parlarti, riguarda Nico. Non riesci ad accettare il fatto che non sia più interessata a te? Cerca di ascoltarmi bene, André. Dobbiamo parlare, c'è in gioco la vita di Nico. Ok, ti ricordi il caffè de Montfaucon? Certo. André? Farai meglio a presentarti, vermiciattolo. Sentivo un irrazionale bisogno di disinfettarmi l'orecchio. Il nostro amico George, ragazzi, non sopporta minimamente l'Ubino. E chi ha affrontato con me la prima avventura sicuramente questa cosa se la ricorderà. E si ricorderà anche il Caffè de Montfaucon, posto nel quale andremo adesso. La porta era chiusa. Non avevo alcuna speranza di sfondarla a calci. Ma noi abbiamo una chiave, ed è proprio quella che ci servirà per uscire. Aprì la porta. Abbiamo anche questo articolo sull'eclissi solare. Era un ritaglio di giornale che parlava di un'imminente eclissi. Arrotolato dentro di esso c'era un altro pezzo di carta. Era l'estratto conto di Hubier, emesso da uno sportello automatico di Marsiglia. Gli ultimi 5 prelievi riguardavano grosse cifre ed erano stati effettuati a Marsiglia. Ok, ragazzi, abbiamo ottenuto un grande risultato analizzando questo foglio. Era un documento bancario di Hubier. E ci ha servito di già per capire dove potremmo dover andare. Non avrei voluto incontrare nuovamente l'Obino, ma era il mio unico collegamento con Nico. Non vi era traccia di l'Obino quando arrivai al caffè. Decisi di ordinare un caffè e di aspettarlo. Il nostro George adesso si siede e... l'unica cosa che dobbiamo fare è aspettare l'Ubino fino al prossimo episodio.